A tutti i ragazzi da Paolo Inter, ben ritrovati, buona giornata. Il mio sarà un video molto veloce perché volevo fare solo esprimere solo un'opinione personale riguardo quello che è successo, cioè il comunicato dell'FC Internazionale ieri pomeriggio, che non condivido assolutamente. E volevo dirvi la mia velocemente, e poi ho letto poi stamattina, tra l'altro, ho letto anche del ritardo di Icardi che pagherà la multa. Si vede che loro è proprio un'abitudine di questi giocatori, che anche Mauro, come il ninja, è arrivato tardi agli allenamenti. Io credo che siano atteggiamenti questi qui che non. Magari qualcuno dirà che lasciano un po' il tempo che trovano e qualcuno dirà, non gli darà più importanza più di tanto, però io sinceramente li disapprovo, perché comunque loro, lo ripeto, a mio parere sono dei privilegiati calciatori in genere, quindi poi soprattutto giocatori come Icardi, giocatori comunque che prendono abbastanza soldini, quindi. Ah, volevo dire la mia riguardo un comunicato di ieri dell'FC Internazionale, che praticamente ha detto che non farà ricorso riguardo alla decisione del giudice sportivo per i 2 giorni di stadio a porte chiuse e della curva chiusa, la terza, 2 giornate, scusate, stadio a porte chiuse della terza giornata. La curva chiusa, io sinceramente disapprovo questa decisione da interista, anzi mi meraviglio molto di questo comportamento della società, perché a parte il fatto che c'era stato quel precedente con la Juve, se vi ricordate bene, che aveva fatto gli stessi cori, nello stadio Juve si erano sentiti gli stessi cori razzisti verso Koulibaly o verso un altro giocatore, non mi ricordo, ed era stata, diciamo, penalizzata una giornata solo di chiusura curva. Mi sembra comunque questo trattamento che abbiamo ricevuto mi sembra comunque un trattamento ingiusto nei confronti nostri e di disparità. Infatti non condivido questa cosa. Io speravo fino all'ultimo che l'Inter facesse ricorso primi di gennaio, anzi speravo questa cosa qui, invece a quanto pare farà ricorso, e anzi ha chiesto alla FIGC se potranno, in curva ci potranno essere i ragazzini, anzi non in curva, scusate, negli altri settori, penso anche in curva comunque, i ragazzini del CSI e i ragazzini comunque delle scuole Inter, per la partita col Sassuolo, ecco. Quindi del 19 gennaio. Io disapprovo questo atteggiamento, perché sinceramente non, mi sembra comunque un comportamento da parte della società che non. Sbagliato appunto, e non di tutela della propria immagine. Quindi magari ditemi la vostra, io. Sono rimasto un po' allibito, speravo comunque fino all'ultimo che l'Inter facesse ricorso, invece non è stato così. Non lo so, a questo punto non so cosa dirvi. Si vede che dobbiamo salarci sempre a prendere per il culo dagli enti preposti calcistici. Come sempre, dobbiamo sempre subire questa specie di trattamento, mentre ad esempio per altre squadre, vedi Juve, c'è sempre un trattamento più diverso e molto meno, diciamo, penalizzante. Noi invece siamo sempre quelli che ci rimettiamo maggiormente. Niente, io vi saluto ragazzi, sono molto incazzato per questo motivo e niente, vi saluto che fa freddo, scappo e ci vediamo alla prossima. Un bacione da Paolo Inter. Ci vediamo prossimamente, continuate a seguire i miei video di carriera del Norwich e del Modena, che ho appena iniziato da poco.
sempre Forza Inter, ci prepariamo alla partita di Coppa Italia di domenica contro Benevento, che sarà a porte chiuse ovviamente. E io farò un video, appunto, penso che farò una partita su FIFA 19 Inter Benevento, simulerò una partita e poi farò anche un video, diciamo, di pre-partita, adesso vediamo. Niente ragazzi, il video è finito, volevo solo dire questa cosa qui, sono letteralmente indignato da interista, perché comunque questo è un atteggiamento da parte della società che non mi delude molto, e mi aspettavo comunque mi sembrava una cosa più logica, mi sembrava un ricorso riguardo a queste cose. Invece questo atteggiamento mi lascia molto pensare non mi soddisfa assolutamente. Un bacione da Paolo Inter ancora, ci vediamo alla prossima, buona giornata a tutti e sempre amala. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima, ciao.